Benedetta di Massa, giudicessa regnante del giudicato di Cagliari, fu la seconda donna dopo Elena di Gallura ad occupare un trono sardo per proprio diritto. All'età di 20 anni ereditò il giudicato. Consapevole della sua solitudine, cercò l'alleanza con Barisone, allora giudice d'Arborea. Nel 1215, però, Lamberto Visconti di Gallura riunì una grande flotta e fece sbarcare un esercito a Cagliari, accerchiandola. Sconfitta più volte, la giudicessa fu costretta a fuggire e a rifugiarsi all'interno del giudicato. Da lì cominciò la sua guerra, fatta soprattutto di lettere e ambascerie. Cercò di isolare politicamente Lamberto attraverso il Papa, i Visconti di Milano e il giudicato di Arborea. Ma la morte improvvisa del marito la indebolì di colpo. Dovette accettare che il giudicato venisse infeudato dai pisani, ma ai cagliaritani questo non piacque. Scoppiarono tumulti fra pisani e cagliaritani. Lamberto, nel frattempo diventato vedovo, pensò che Benedetta poteva essere la sua nuova moglie. Quando concluse l'assedio e Cagliari passò nelle mani di Pisa, Benedetta venne costretta a sposarlo. Ma quel matrimonio durò poco perché Lamberto, piuttosto grande d'età, morì e la guerra riprese. Benedetta allora si risposò altre 2 volte, nella speranza di porre fine alla guerra, ma ormai era troppo tardi. La giudicessa fu costretta a fuggire via dall'isola. Morì sola e triste all'età di 39 anni. Il giudicato venne diviso in 3 parti e sparì dalla storia.